Bentornati su Kirby Planet Robobot! Nello scorso episodio abbiamo incontrato un qualcuno di molto familiare. Ma è meglio fare tabula rasa su quello che è successo negli scorsi episodi. Quindi, in questo episodio, stiamo facendo il livello 7X. Ok, bene. Quindi, devo per forza rompere questi barili, va bene. Inoltre affronteremo anche il boss di quest'area. Cosa c'è dentro l'ultimo barile? Il barile numero 3 è uno di quei cosi fasciati che vi seguono. Aggiungerei, questi cosi mi ricordano molto i Bu, per ragioni ovvie, ma va bene, ignoriamolo perché non ci serve e non ci dà abilità. E perché avete creato delle seghe circolari che distruggono tutto? Va bene, compagnia Haltman, non sono io il tuo fondatore, quindi. Ok. Cerchiamo bene negli angoli più remoti di tutto, perché non voglio perdere l'adesivo raro, vi ricordo. Anzi no, non vi ricordo, ve lo dico, perché è una cosa che ancora non ho detto. Ma, se nelle parti boss, quindi questa, sì, il pensiero fatemelo un attimo visualizzare, ok. Se nelle parti boss, e quindi anche le parti del livello extra, manco l'adesivo raro o il cubo codice, o un cubo codice, sappiate che farò prima la rigiocata. Dammi l'abilità ninja, ok. La rigiocata del livello extra, quindi questo, del boss. Perché? Perché voglio completare il mondo al 100% quando sconfiggo il boss. Allora, attenzione, qui c'è l'abilità veleno, dammela, potrebbe essermi utile. Ok, quanti martelli di gomma ci sono qui? Boh, non lo so. E comunque, che ci crediate o meno, è abbastanza complesso scegliere la miniatura. Ok, per il video, per le parti non boss ovviamente. Voi adesso, avete già visto la miniatura, no? Allora, qui non sembra esserci nulla, però devo rifare il giro perché sono caduto. Inoltre ho leggermente la voce rauca. E buona notizia, per me ovviamente, non per voi. Intanto voglio l'abilità parasole perché mi servirà, spero e credo, perché l'abilità parasole è bella. Comunque dicevo, novità molto interessante per me, e forse per voi un po'. Ho finalmente preso i condizionatori. Uno, per la mia stanza ovviamente. Ergo, questo coso vogliamo. Quindi l'abilità ci impedisce di fare quello che dobbiamo fare normalmente, quindi planare. Ok, bene. Dicevo, ho finalmente preso un condizionatore, quindi soffrirò meno d'estate. Quindi adesso soffrirò meno. Si spera almeno, non lo so. Allora, entra qui dentro, bene. Non ho visto altri tubi alternativi, quindi ho paura. Ok, urla, c'è un mini boss da qualche parte. Ho leggermente paura di quello che potrebbe accadere. Potrei mancare qualcosa, ma hey, mentre stavo per dire questa cosa ho appena visto che c'è una porta arancione qui. Quindi non devo preoccuparmi, per ora. Allora, mini boss, sì. Bonkers 2.0, vai. Vai. Avvicinati per favore. Magari ti manco, quindi per evitare questa cosa. Ok. Ora, abilità martello, è una cosa molto strana, però si può fare. Con l'abilità martello, com'è, Y, dov'è? Si chiama Lancio X, non Y. Ok, si può usare si può lanciare il martello con X mentre fate lo scatto. Tipo, al posto di fare questo, fate questo, però lo lanciate. Ma adesso non lo voglio lanciare, perché ci serve a quanto pare un'abilità per colpire l'alto, perché lì c'è l'adesivo raro. Ok. Quindi così, ok, va bene. Adesivo raro ghetto. E ora vediamo un po'. Attenzione alle nube tossiche. Alle nubi tossiche, non alle nube tossiche. E ora cerchiamo i cubi codici. Ce ne sono 3 in questo livello, sono abbastanza. Anzi, che mi sa che non abbiamo ancora incontrato un livello dove si può prendere, o meglio, dove si possono trovare 4 cubi codici. Mi chiedo se sia così in tutti i livelli, insomma. Sapete una cosa? Mi sa che l'abilità pietra ci serve poco, però la prendo lo stesso, perché non me l'avrebbero data, no? Spero. Qualcosa qui? No? Ok. Allora, vediamo un po'. Forse ho capito che devo fare. No. Posso fare il giro. Scialla, scialla. Ouch, di nuovo. Vieni qui, abilità pietra. Mi sa proprio di sì, perché sennò non riesco ad andare avanti. Qui che c'è? Ok, no, non serve l'abilità pietra? Strano. Oh, pensavo non fosse un... Vabbè, non importa. Cosa era? Un qualcosa? Era un gelato? Una soda?
non sembra esserci nulla di troppo problematico, quindi usiamo l'abilità pietra. E adesso scopriamo che in realtà ci serviva l'abilità martello. Ok. Oh, possiamo andare qua sotto e voglio anche il Knuckle Joe. Ora! Soryuken! E poi molti non lo sanno però, al posto di fare questo... Ah, mi giro un attimo così si vede meglio. Al posto di fare così, ossia... La Hadouken, questa è la Hadouken rosso. Hadouken, si può fare così? È molto più rapido, è... Giù destra B. Ok, di seguito. Proprio la combo della Hadouken, se non sbaglio. È da tantissimo tempo che non gioco a... Picchiaduro, Pokken escluso, quindi non mi ricordo quasi niente. Allora, un attimo. Devo controllare. Ok, non sembra esserci nulla. Attenzione qui. Ok, qua serve l'abilità Robobot. Mi sa proprio di... Un attimo. Sì, mi sa che serve l'abilità Robobot. Oppure quei tubi strani. Veleno. Allora. No, non mi farò prendere. Dunque. Un attimo prima di andare avanti. Qua non serve a niente. Ok, stella. Ok, due scrigni qui ci sono, quindi c'è un Robobot. Ok, bene. Vai. Ora dobbiamo solo vedere... Ho fatto bene? Sì. Ah, ecco. Mi sembrava. Dobbiamo solo vedere il da farsi. Bisogna spingere bene questo. E anche l'altro? Un attimo, controlliamo se va giù. Mi sa di no, Perché c'è un baratro, vedete? Preferisco non farlo. Per adesso, voglio un attimo controllare dove... Dove siamo per andare. Ridammi l'abilità roccia, se no non posso andare avanti. Grazie, caro. Ora, vediamo un attimo. Qua non si può andare. Però perché qui... Un attimo. Onde evitare problemi. Ok, bisogna portarlo sotto allora. Quindi ho fatto bene, o meglio, ho fatto male a fidarmi del mio istinto. Ouch. Sto per morire, davvero? No, non in un livello normale di Kirby. Fuori? Pam. Ok. Ok, no, pensavo si fosse sbloccato qualcosa. In realtà niente. Allora, ciao. Abbiamo anche preso una vita adesso. E... Ouch, ancora. Prima di andare controllate sempre, è meglio controllare sempre prima di fare tutto. Ok, bisogna per forza farlo. No, non mi faccio colpire, il 3DS ha scricchiolato, ho paura. Devo colpirlo in aria? Ok, bene. Due scrigni, uno sarà un cubo codice, spero e suppongo. E l'altro sarà un Maxim Tometo. Cubo codice e... No, sticker, non raro. E questo è il primo cubo codice, quindi ancora non ho mancato nulla. Ricordo, nei livelli extra c'è sempre un mini boss da sconfiggere per l'ultimo cubo. Ah, posso arrampicarmi così? Bene. Un attimo, voglio l'abilità spada. Sì, spada, non lama. Scan! Spada. Allora, attenzione qui. Ok. No, un attimo. Ok, non sembra esserci nulla lì. Cerchiamo di stare attenti. Ok. Ok, qua devo tagliarlo, no? Eccolo qui. Quindi sì, c'è l'inghippo. Bisogna tagliare le cose per cui si passi. Avete capito, no? Ok. Però cerchiamo di stare attenti qua. Perché sono girato al contrario? Oddio, sto morendo. No! Ok, siamo attenti qua. Aha, lo sapevo che c'era qualcosa che ho mancato completamente. No. Allora, ora dobbiamo stare molto più attenti di prima, mi sa, Tagliala. Ok, porta extra. Ho fatto bene a tagliare tutto stavolta. Non come lo scorso episodio, se non sbaglio, dove ho fatto male a tagliare tutto. Vediamo un po'. Aha, ok, questo è semplice, no? Bisogna fare così. Sì, ok. Ouch. Perché sto perdendo così tanta vita? Sapete una cosa? Credo ci sia un inghippo, che non è un inghippo, è una cosa utile in realtà, per chi deve sconfiggere i boss. Perché non ricordo se c'è in... o meglio, non so se c'è in Planet Robobot, ma sono sicuro che c'è in Kirby's Adventure Wii e in Triple Deluxe. Vedrete poi di cosa parlo quando affronteremo il boss, se non abbiamo vita piena, ovviamente. Dovrebbe spawnare... Vabbè, ve lo dico adesso, allora. Dovrebbe spawnare un Maxim Tometo dal boss.
Credo. Comunque sì, se abbiamo il robot bisogna andare giù. E... raggio? Com'è il raggio? L'abbiamo già usata, vero? Sì, può lanciare questi cosi strani. Andiamo per Chili. Ghiacciolo. Allora, bisogna andare su. Sì, ok, dovremmo aver finito quasi. Dai, me lo bevo adesso, anzi me lo mangio adesso questo gelatino. E... veleno, eh. Sarà Miasmoros? No, è Blocky. Ouch. Ti sconfiggerò, Blocky. Ok, siamo invincibili quando facciamo così, mi sa, eh. Alla faccia. Ok, addio me. Benvenuta pietra. E... ci ho seccato? C'è qualcosa qui? C'è il pulsante. E l'ultimo cubo codice, perfetto. Tutti i cubi codici del mondo. Tranne ovviamente quello del boss, che non è un cubo codice, è un boss. Ora, cerchiamo di prendere almeno due perché voglio andare a vita piena. Dal boss, intendo. Quindi stavolta miro al 2, eh. E questo è un... vediamo? È un 2, vero? Sì, è un 2. Non importa, volevo semplicemente curarmi, quindi sto a posto. Yay! Allora, vai, vai, vai. Ho detto tipo 50 volte all'ora in questo episodio. Sticker raro, Quinsectonia, di Triple Deluxe, ovviamente. Blocco Ricky! Quanto è carino Ricky? Ah, Kid di coppia, ce l'abbiamo già però. E adesso, miei cari, siamo pronti per affrontare il boss di terreno Gigabyte. Andiamo! Dunque, prima di tutto, le abilità, quali sono? Ah, giusto, modo D. Grazie del ricostituente, io lo chiamo così. E... si chiama ricostituente, se non sbaglio. Jet, spada o ninja? Ho l'abilità veleno. Jet. Perché Jet? Perché non vediamo da tantissimo tempo, almeno io non vedo da tanto, l'abilità Jet. Quindi vai. Cerchiamo un attimo di ricordarci che si può fare così. Ecco. Ed entriamo nella porta. Nobili Altman, ti adoriamo. Nobili Altman, ti adoriamo. Sempre la tua gloria cantiamo. Oh, mi devi scusare. Quello era il nostro magnifico inno aziendale, il nobile Altman. A volte lo canto senza accorgermene, è davvero orecchiabile. Comunque, ammetto che mi fa piacere rivederti. Mi chiamo Susie, ma di certo ti ricorderai di me. Lascia che ti racconti una storia. Qualche tempo fa ho incontrato qualcuno che mi ha davvero colpita. Era forte e sicuro di sé. Un vero cavaliere senza macchia e senza paura. Non potevo perdere l'occasione, così l'ho completamente trasformato. E l'ho anche assunto come guardiano di sicurezza. Mi chiedo cosa ne penserai di lui. Lascia che ti presenti il modello M7110 Mecha Knight. All'attacco! Ouchies. Ouchies davvero tanto. Ok, siamo contro Mecha Knight. E beh, si può capire chi è, no? Ok, siamo molto attenti. Proviamo a fare questo attacco che è buono. Occhio. Oh, dannazione. Che poi, da notare, ha gli attacchi molto simili, chissà perché, a Meta Knight. E non lo dico perché è lui alla fine, dai. È lui, il guerriero coraggioso, ecco. Però, non so come spiegarlo, insomma. Aggiunge missili e altro al suo arsenale di attacchi. E questa cosa non è affatto positiva per noi. Ok, volevo caricare l'attacco, ma non importa. Jetstream!
Ah, no. No, 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 no. Con l'aura supersonica, no, per favore, Come cammina lento, sono sicuro che quel coso ci fa danno se non siamo... Meglio, se non abbiamo i frame di invincibilità, appunto. Vai. Ok, posso schivare gli attacchi così, però, fortunatamente. Questa è una cosa da non dimenticare. Ok, va bene. L'abilità Jet sembra molto più pratica delle scorse abilità Jet, insomma. Che attacco è? Ok, questo adesso lo fa in basso? No, va bene. Pensavo lo facesse in basso, quindi mi sono bloccato un attimo. Oh, però fai cadere roba. Tanti tubi. E anche un tubo grosso, che non è un tubo. Ok, non so come ho fatto ad evitarli. Mi sono distratto per un attimo, pensavo di essere colpito. Ouch. Bene qui. Abilità. Senza l'abilità non si può fare quasi nulla in gioco Kirby. Ok, vai. Sai che ti dico, Mecha Knight? Se riesco a prendere questo coso, te lo sputo addosso. Pam! E non bastava, vero? 3D? Va bene. Fine! Pa! Hai danneggiato la base nemica e sbloccato la strada verso la prossima area. Ossia, l'area 5, edifici ritmici. E adesso tanto per controllarlo prima di concludere questo episodio, perché voglio farlo. Allora. S-P-I-R-S-O-T-G-E-R. Siste. Sister. Perché c'è la R di ritmici. Sorella? Ma chi lo sa. Comunque, ora non posso dirvi più niente. Perché abbiamo finito l'episodio per questo. See you next time!